La defunta regina e sua sorella minore sono spesso dipinte come opposti completi, con Elisabetta nota per il suo stoicismo e Margaret considerata la principessa ribelle. Attraverso la sua ormai famigerata descrizione, il re Giorgio VI accennò alle differenze tra le sue due figlie, la regina Elisabetta II e la principessa Margaret. Lilibet è il mio orgoglio. Margaret è la mia gioia, ha detto una volta il padre, indicando forse inconsciamente il senso del dovere della figlia maggiore e la tendenza della figlia minore a propendere per il lato divertente della vita. Nonostante le loro differenze, le sorelle erano note per condividere uno stretto legame. Tuttavia, un parente reale ha affermato che la defunta regina trovava spesso il comportamento esasperante di Margaret. Gilles Brandreth, autore di Elizabeth, An Intimate Portrait, ha discusso del legame della regina con sua sorella nel suo libro. Ha ricordato di aver parlato con la loro cugina, la defunta Margaret Rose, che ha detto, la regina e la principessa Margaret erano persone così diverse. Di tanto in tanto, lei, Lilibet, era fatta impazzire da lei, ma erano sorelle. Successivamente, la signora Rhodes ha elaborato ulteriormente la relazione tra le sorelle. La regina a volte era infuriata con Margaret, inevitabilmente. A volte trovava il suo comportamento esasperante, certo che lo faceva. Ma Margaret era sua sorella e le voleva bene. Il signor Brandreth ha continuato elencando le principali differenze tra i due reali, riferendosi alla loro infanzia come giovani principesse. Margaret era viziata, schietta, giocosa e civettuola, ha scritto. Lilibet no, ha continuato. Durante gli anni della guerra a Windsor, i giovani ufficiali dei Grenadier Guards a volte si univano alle ragazze e alle loro governanti per il pranzo o il tè. Margaret chiacchierava allegramente. Lilibet era più sobrio, più formale, più dignitoso.